L'allarme lanciato da un passante e che ha portato alla chiusura del cavalcavia ferroviario di Sant'Ermete a Pisa la dice lunga sulla fiducia dei cittadini sulla tenuta delle infrastrutture del nostro paese in generale e della nostra regione in particolare. Va avanti, c'è 8 metri di scalino avvallato e poi c'è una crepa durante la strada. Andando in su, lungo il marciapiede, c'è una crepa prolungata. E quando inizia la discesa c'è un avvallamento di 7-8 metri del marciapiede. Il terreno retrostante, una delle spallette del cavalcavia, ha ceduto, probabilmente a causa delle piogge di questi giorni, e questo ha fatto sprofondare il manto stradale di una decina di centimetri, aprendo al tempo stesso una lunga crepa sull'asfalto. Il ponte ferroviario, del resto, è da anni al centro di continui smottamenti e conseguenti rattoppi da parte di provincia e comune. Molto probabilmente c'era anche delle cose prima che sfartassero, c'era già degli avvallamenti. Si vedeva certi avvallamenti, specie quando non era sfartato il pezzo che hanno fatto in giù. Insomma, il cavalcavia resta chiuso in via precauzionale perché non risulterebbero pericoli imminenti. Tuttavia, è proprio l'amministrazione comunale a prendere in mano la situazione ed affidare in somma urgenza i lavori di ripristino della parte che ha ceduto. I lavori di ripristino che saranno eseguiti da Pisamo, recita una nota del comune, consisteranno nel taglio dell'asfalto presso il giunto, nella verifica della presenza o meno di cavità sottostanti, nella ricarica di riempimento e ripristino del manto stradale.